Spesso si legge su internet o si sentono stranieri dire frasi come «I giapponesi sono ignoranti, non sanno nulla del loro paese». Ne siamo davvero convinti? Vogliamo parlarne? Come per molte delle affermazioni che partono con «i giapponesi», a meno che non si parli di qualcosa di volutamente generico, ad esempio le tradizioni, la religione, cose simili, andrebbe sempre considerato che quel «i giapponesi» non può logicamente mai includere tutta la popolazione nipponica. Evidentemente chi ha fatto tali affermazioni non sa nemmeno di cosa sta parlando e manca completamente di quel minimo di coscienza, cultura, che permette di comprendere che un popolo non è formato da un unico individuo ripetuto per X copie, bensì da un insieme di individui unici e pensanti, cresciuti con le proprie esperienze, accadimenti e influenze. Soprattutto oggi, nel XXI secolo, quando, complici viaggi sempre più a portata di tutti, ma anche internet che permette a chiunque di essere connesso con tutti, ormai ci sono sempre più contatti tra culture differenti ed influenzamenti, volontari o meno. Per venire al sodo, stiamo parlando della frase fatta che afferma «I giapponesi sono tutti ignoranti, non sanno niente nemmeno del loro stesso paese». Ma com'è possibile che sia nata una tale affermazione? Prima di procedere con questo video vorremmo farti 5 domande. Prendile come un questionario per un esame, ma non imbrogliare. È ovvio che con una veloce ricerca su internet potresti rispondere correttamente e dettagliatamente ad ogni quesito, ma se tu lo facessi rovineresti lo scopo di questo piccolo test. Procediamo con le domande. Quando è stato edificato il Colosseo? Da chi e perché? Cosa simboleggia il copricapo del Papa? Qual è il monumento più antico della tua città? Perché la Torre di Pisa pende e come mai non cade? Perché nelle processioni religiose si portano gli effigi dei santi e o le Madonne imparate in giro per la città? Probabilmente non sapresti rispondere a tutte queste domande. Certo, il Colosseo forse è la più semplice, ma sapresti fornire tutti i dettagli richiesti? Per questo potresti essere etichettato come ignorante? E quanti italiani, tra i quali quelli che tacciano di ignoranze giapponesi, secondo te saprebbero rispondere? Onestamente, senza andare a guardare subito su internet per far bella figura. Allora, gli italiani sono ignoranti? Ribaltando queste domande su storia e cultura francese, pensi che i francesi risponderebbero meglio? I tedeschi? Gli inglesi? Immaginatevi magari mentre state andando a scuola o a lavorare, se vi fermassero una coppia di turisti che indicandoti una chiesa o un museo chiedessero «In che anno è stata edificata?» Probabilmente non sapresti rispondere, dunque saresti etichettato come ignorante? Dal vocabolario ignoranza. 1. Con significato ristretto, l'ignorare determinate cose per non essersene mai occupato o per non averne avuto notizia. 2. Più comunemente, la condizione di chi è ignorante, cioè privo di istruzione. 3. Mancanza di educazione, villania. Se prendiamo in considerazione la prima definizione e voi non sapeste rispondere alla domanda dei turisti, allora saremo ignoranti. Se guardiamo alla seconda condizione, non è decisamente un elemento per il quale si possa determinare la quantità e qualità degli studi di una persona, anche perché un genio della matematica, per esempio, lo saprebbe, o peggio ancora, di un popolo. La terza, invece, si addice a chi si permette di andare in giro dicendo che i giapponesi sono ignoranti, o comunque criticando qualunque altra cultura senza davvero saperne qualcosa. Keep to the game.